la città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni. Mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, gettando via non solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali di imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana. Più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate, vendute, comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai, nessuno se lo chiede. Più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, alle combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come una catena di montagne. Più Leonia espelle roba, più ne accumula. Le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere, rinnovandosi ogni giorno. La città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva, quella delle spazzature di ieri che s'ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. Immaginare non è complicato. Formarsi nella mente una persona, un gesto o qualcosa che non esiste non è difficile, ma la cosa più complicata è immaginare l'economia in tutte le sue parti. Le discariche erano l'emblema più concreto di ogni ciclo economico. Ammonticchiano tutto quanto ciò che è stato, sono lo strascico del vero consumo. È come qualcosa in più dell'orma lasciata da ogni prodotto sulla crosta terrestre. I rifiuti sfuggiti al controllo, nel loro complesso, diverrebbero una catena montuosa da 14 milioni di tonnellate, come una montagna di 14.600 metri con una base di 3 ettari. Per darvi un'idea, il Monte Bianco è alto 4.810 metri, l'Everest 8.844. Questa montagna di rifiuti sarebbe la più grande montagna esistente sulla Terra. Nessun'altra parte del mondo occidentale ha avuto carico di maggiori rifiuti tossici e non tossici versati illegalmente. Più ne cresce l'altezza, più ne incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco sbagliato, rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe sbagliate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi, sommergeranno la città nel proprio passato. Quel passato che inutilmente non voleva vedere e che invano tentava di respingere. Questa foto ha 4 anni. È stata scattata in Moldavia quando mia sorella aveva 1 anno. È con me da sempre. Di notte sogno di poter ritornare a quel momento pieno di emozioni. La foto ha circa 16 anni.
Sogna di poter tornare indietro nel tempo, di poter rivivere quei ricordi, di poter tornare così uniti e senza pensieri. Teme di poter essere dimenticata, di non essere più guardata, ma soprattutto di lasciarla invecchiare. Io ho scelto l'album delle fotografie perché mi fa ricordare il passato quando ero bambino. Il passato, bello o brutto che sia, lascia sempre qualcosa dentro di noi. Quest'album, acquistato da due novelli sposi, non fu mai utilizzato. Con la giovane figlia, a ritrovarlo vuoto, nell'armadio, 17 anni dopo, insieme a moltissime foto. Decise allora di riempirlo con le foto più belle e significative per lei. L'album sapeva come far tornare il sorriso alla ragazza, e allora bastava sfogliarlo e tutti i pensieri volavano via. A quasi 18 anni, regalo di una persona che mi ha lasciato lo scorso anno in età ancora giovane. Sono cresciuta insieme a lei, dormiva nella carrozzina e lei c'era. Ora dormo in un letto un po' più grande e lei c'è ancora, appesa alla spalliera del letto. C'è una cosa che sa fare meglio di qualsiasi altro oggetto, rassicurarmi quando sono triste o ansiosa. I suoi sogni sono i miei sogni. Ma cosa stiamo facendo? Cosa faremo bene ai nostri figli? Faremo bene l'acqua in bottiglia. Siamo noi e tutto ciò che seminiamo oggi ce lo ritroviamo domani ed è per questo che bisogna impegnarsi per scrivere un futuro migliore. È importante però prendere coscienza del fatto che ciò che diventeremo dipende dalle scelte che facciamo nel nostro presente, iniziando dalle piccole cose. Secondo me il futuro è la vita di coloro che ci circondano. È l'evoluzione dell'uomo nel bene e nel male. È la causa di un vivere con una speranza che un giorno le cose in questo mondo migliorino. Vorrei lasciare un messaggio a colui che lo troverà. Il futuro lo scrivete voi stessi. Credete sempre in ciò che fate e lottate per le vostre idee.